Nuova puntata di Polis Speciale Elezioni, ben ritrovati i nostri web ascoltatori. Siamo in compagnia di Nicola Buccolo, che salutiamo, e memoria storica di Policoro, nonché giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Con lui faremo un'analisi del voto di questo momento importante che sta vivendo la città di Policoro, partendo appunto da una serie di dati forniti dalla nostra redazione, che sono appunto il sunto di quello che è accaduto lunedì notte nel corso a margine dello spoglio elettorale. Prego la regia di mandare in onda il servizio. Vincitori e vinti. All'indomani dello scrutinio delle schede elettorali, da poche ore dalla chiusura dei seggi, le operazioni di spoglio nell'ultima sezione, la numero 14, sono terminate solo alle ore 9 di martedì, si fa un'analisi circa l'esito di ogni singola lista che ha composto le varie coalizioni e soprattutto di ogni singola preferenza attribuita ad ogni candidato consigliere. Cercheremo di fare il punto sull'analisi del voto, partendo dai dati e dalle percentuali sino ad ora ufficializzate dal sito della Prefettura di Matera e dai dati relativi al consenso dei candidati a sindaco che andranno al ballottaggio, rapportati a quelli della propria coalizione. Gianluca Marrese, candidato del centro-sinistra, ha ottenuto 3.582 voti, pari al 33,66% dei candidati a sindaco, ma la sua coalizione ha ottenuto 4.594 consensi, pari al 44,55%. Questo significa che Marrese non è stato sostenuto sempre dalla sua coalizione, dato che i voti disgiunti hanno fatto la differenza, portando la forbice tra coalizione e consenso del candidato a quasi l'11%, dato in controtendenza nel caso della coalizione di centrodestra con Rocco Leone, candidato sindaco. Le tre liste a suo sostegno hanno ottenuto 2.663 voti, pari al 25,82%. Solo Leone ha avuto un gradimento pari al 29,93%, con i suoi 3.185 voti, 4,11% di differenza. Per dirla in soldoni, Marrese è stato sostenuto meno delle sue 5 liste. Leone è stato il trascinatore delle sue 3. Il Partito Democratico diventa il primo partito di Policoro con il 15,01%, Italia dei Valori secondo partito della città ionica con 9,62 punti percentuali. Terzo il PDL, che si attesta al 9,06%, che ha superato di solo 7 voti la lista 30, sempre a sostegno di Leone, segno questo della tendenza al ricambio generazionale del voto policorese, di centrodestra in particolare. A conferma di ciò la presenza dei primi due più suffragati della stessa lista del PDL, Modarelli e Lauria, trentenne il primo, trentottenne la seconda. Il terzo polo, composto dalle 4 liste a sostegno del candidato Gianni Di Pierri, si è attestato al 18,40%, con 1.958 preferenze. È evidente che la presenza di in gran parte della maggioranza passata dall'esperienza di Lopatriello non ha dato buoni riscontri. Filippo Vinci, sostenuto da 3 liste civiche, ha ottenuto 902 voti, pari all'8,47%. I suoi comizi sono stati sicuramente tra i più seguiti, ma la sua campagna elettorale, volta per lo più ad attaccare i suoi avversari, non è stata molto gradita. Risultato simile è quello di Ottavio Frammartino, che ha ottenuto 734 voti, pari al 6,89%, anche se la sua Policoro e Tua era un'unica lista composta da 15 persone. La 16ª di origini polacche era stata esclusa dalla commissione elettorale. Male la lista Stella per Policoro, 278 voti in tutto, pari al 2,61%. Infine i voti andati perduti, 51 schede bianche, 2 schede contestate non assegnate e ben 292 quelle nulle, segno evidente di come il voto disgiunto, nonostante l'esclusione di molte schede scritte in maniera errata, sia stato il vero protagonista di questa intensa campagna elettorale policorese. Bene, un servizio comprensivo di tutti i dati e percentuali che hanno riguardato l'esito di queste amministrative policoresi del 6 e 7 maggio. Ovviamente sono dati interlocutori perché una commissione elettorale appositamente istituita sta ancora valutando voto più, voto meno, insomma la questione delle singole schede nulle che si sono avvicendate nel corso di questa grande maratona elettorale. Allora, intanto, Nicola, ti volevo chiedere, questi numeri danno un po' un quadro particolare di quello che è accaduto qui a Policoro, di quello che sta accadendo a Policoro. Beh, diciamo che come analisi di carattere generale, praticamente viene riproposto, da Policoro viene riproposto quella che è successa a livello nazionale, cioè la cosa più importante che poi ci riguarda in modo particolare, che il terzo polo anche qui a Policoro, come è accaduto a livello nazionale, si è quasi
è stato quasi spazzato via, tenuto conto soprattutto del fatto che il terzo polo rappresenta la maggioranza uscente, quindi si aspettava sicuramente qualche cosa di più. Per il resto c'è un leggerissimo, insomma io non parlerei neppure di dire un partito se è prevalso sull'altro, perché qui sono state elezioni amministrative, poi con tutta questa marea di liste, 17 liste, cosa che non era mai accaduto in precedenza a Policoro, ovviamente lascio un po' il tempo che trovo a voler vedere chi è stato più bravo, ma d'altra parte è stato già detto che il PD è in testa a questa graduatoria, poi abbiamo l'IDV con 992 voti e il Popolo della Libertà. Però io qui se mi permetti vorrei inserire un dato che a Policoro ha fatto scalpore, cioè il voto disgiunto. Se noi vediamo i voti disgiunti che ci sono stati, questo provengono soprattutto tra i voti di lista e i voti individuali del candidato sindaco del PD, ci sono 1012 voti che sono finiti ad altri candidati sindaci, cioè mentre i voti di lista del PD sono stati superiori ai voti individuali del candidato sindaco, quindi un voto disgiunto che praticamente a Policoro, come suol dirsi in casi del genere, rappresenta il secondo partito in questo senso, cioè ha preso più voti rispetto anche ai Tali dei Valori e al partito del Popolo. Un dato, Nicola, che certo non depone a favore dell'assetto sociale attuale della città di Policoro. E soprattutto, ecco, non cosa che sta capitando da un po' da quanto stiamo votando con questo sistema proporzionale doppio turno, non assicura la governabilità, perché poi questi travasi che avvengono già nella scelta dei candidati si finisce col, ma soprattutto insomma ecco, non dà stabilità, e quindi che questo poi è un altro fattore che viene influenzato dal numero delle liste, che sono davvero tantissime. Ed è strano, insomma, bisogna dirlo molto chiaramente, che qui a Policoro ci sono su 17 liste soltanto due liste, sono stati i candidati di una lista, sono state suffragati, io dico a doppia cifra, cioè che hanno preso dal 10 arrivare fino al 99 di voti, mentre invece ci sono state, è una curiosità che credo non sempre viene evidenziata, ci sono stati 24 candidati aspiranti consiglieri comunali che hanno preso 0 voti. 24 su 268. Su 200, diciamo che poi alla fine sono stati 273. Eh sì, più o meno 6, sì, giustamente, sì, dici bene, 260. Quindi pensate un po', e poi ce ne sono 9 che hanno preso addirittura un solo voto, e ce ne sono tantissimi che poi 6-7 voti. Quindi ci si chiede proprio, ma a che serve inserire nelle liste tutti questi candidati, e soprattutto fare tutte queste liste se poi non si raccolgono i frutti, anche perché qualcuno potrebbe dire, ma probabilmente sarà venuto qualcuno da fuori, c'è qualche grande, sì, personalità che viene da fuori, non è residente. Beh, ma se è una grande personalità non resta a 0 punti, e quindi dovrebbe, questo fatto significa che si fanno a un certo punto, pur di riempire, pur di mettere il numero necessario, insomma si portano avanti persone che di politica, diciamolo francamente. Quindi ovviamente la curiosità riguarda sì questi numeri, ma non è solo chiedersi perché mettere queste persone, ma è anche chiedersi come mai queste persone accettino di mettersi, perché se non si ha l'interesse a portare avanti un progetto politico, ma anche una sola idea per la governabilità di questa città, appare davvero sintomatico che ben 24 persone non abbiano preso neanche un voto, e 9 soltanto uno, vuol dire che c'è da queste persone anche un disinteresse, quindi perché mettersi? Un disinteresse generale, quindi ci si chiede, ma come si fa?
l'unica spiegazione, perché poi una persona che arriva lì e non residente, diciamo residente a Policore, non prende neppure il suo voto. E non lo so, evidentemente questi vengono invitati a mettersi in lista, probabilmente gli si paga anche qualche cena, qualche pranzo, vanno lì, si mettono in lista e poi non gli si disinteressano completamente. Ora che questo possa capitare per un candidato ancora, ma in un centro come Policoro non è possibile che ancora si debba assistere a questi spettacoli, bisogna proprio veramente metterci la croce sopra e soprattutto invitare i candidati sindaci, anche se la legge consente di poter fare quanto liste vogliono, di fare un patto di onore tra di loro, di mettere massimo due liste a testa e andare avanti, perché con due liste, con 16 e 16, 32 persone, insomma la gente può scegliere, si può mettere gente preparata, gente che anche se analfabeto quasi, come capitava negli anni 60 a Policoro, però era gente che si interessava dei problemi di Policoro e quindi si andava avanti, hanno portato Policoro ad avere uno sviluppo che poi ci viene inviato da tutta la regione, oggi che potremmo arrivare a fare veramente qualcosa di molto più sostanzioso dal punto di vista culturale, della preparazione eccetera, restiamo terra a terra. E se mi consenti, cara Stella, io vorrei ancora ricordarti l'episodio che è andato, insomma molti ricorderanno, quello del 66, quando fu eletto Serafino Di Sanza come sindaco, che poi ha avuto la sventura di rimanerci soltanto poco più di un anno e tre mesi. E io all'epoca evidenziai proprio anche attraverso la stampa che Policoro tra i suoi 26-27 amministratori, nel senso 20 consiglieri più 7 dalla giunta, avevamo 22 tra laureati e diplomati, ma erano più i laureati che i diplomati. Mentre invece prima, e non si è andata avanti per quanto tempo, per un anno e tre mesi dopo si è sfasciata l'amministrazione, prima queste cose non succedevano. Beh, prima sicuramente c'era anche un sistema elettorale diverso, ma c'era anche tanta voglia di costruire, tanta voglia di fare. Abbiamo avuto anche personaggi illustri e tu li hai in maniera egregia illustrati nel corso della tua vita bibliografica. Attualmente però purtroppo, e sottolineo purtroppo, molto spesso capita che ci si aggroviglia dentro logiche partitiche, dentro logiche di correnti che non consentono di guardare come mira ultima l'idea della governabilità, si guarda invece a, è brutto dirlo, ma a poltrone e alla gestione del potere più che della governabilità di una città. Purtroppo questo d'accordissimo, e quindi non aggiungo altro perché hai tracciato un quadro molto molto veritiero. Ecco, l'unica speranza che c'è, forse che già comincia a intravedersi qui a Policoro anche attraverso queste ultime elezioni, che ci sono molti giovani preparati che si stanno mettendo in lista, qualcuno è stato anche eletto, e noi da questi dobbiamo aspettarci che Policoro possa rinnovarsi e possa dare nel futuro una classe politica che sia degna di questa città, perché qui c'è bisogno di gente che abbia amore per questo paese, che io dico sempre qui, diciamo tutti che siamo di quando la gente ci si incontra per strada, ma tu di dove sei eccetera, non c'è ancora nessuno che si sente dire tranquillamente io sono di Policoro, insomma l'identità di questo manca ancora e c'è la speranza che con queste nuove leve generazionali si possa costruire un'identità policorese che ancora stenta a decollare. Io pregherei la regia di mandare in onda il secondo servizio, che è una sorta di toto candidati nel caso in cui dovesse vincere o il candidato sindaco Marrese per il centro-sinistra o il candidato sindaco Leone per il centro-destra. Prego.
Tiene ancora banco l'analisi del voto tra le strade cittadine di Policoro. Chiuso il sipario della maratona elettorale, Policoro si appresta a vivere per la prima volta nei suoi poco più di 50 anni di storia l'importante esperienza del ballottaggio. Da quando è vigente la legge elettorale che prevede l'ipotesi del doppio turno per i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, infatti, Policoro vive per la prima volta questa importante esperienza elettorale. I due sindaci precedenti, Serafino Di Sanza nel 2006 e Nicola Lopatriello nel 2008 vinsero al primo turno. A seconda di chi vincerà il prossimo 20 maggio si avrà una nuova compagine consiliare che governerà la città più importante del Metapontino. A contendersi la carica di primo cittadino, come ormai noto, Gianluca Marrese, espressione del centro-sinistra e sostenuto da 5 liste, e Rocco Leone del centro-destra, sostenuto da 3 liste, fermo restando l'ipotesi che uno dei due faccia o meno l'apparentamento con le 3 coalizioni perdenti, 2 le ipotesi che si profilano. Se dovesse vincere Marrese, avremmo il consiglio comunale composto da 10 consiglieri di maggioranza, 4 consiglieri del PD, Montesano, Labriola, Fortunato, Di Brizio, 2 consiglieri di Italia dei Valori, Carrera, Prestera, 2 consiglieri di Policoro Democratica, Vetere e Silvestri, 1 consigliere dell'UDC, Mastro Simone, ed 1 consigliere di Alternativa e Futuro, Francesco Mitidieri, e 6 consiglieri di opposizione, 2 consiglieri del PDL, Leone e Modarelli, 2 consiglieri di Policoro Futura, Di Pierri, Salerno, 1 consigliere di Vinci per Noi, Vinci, 1 consigliere di Trenta, Lippo. Se invece dovesse vincere Leone, avremmo il consiglio comunale composto da 10 consiglieri di maggioranza, 4 consiglieri del PDL, Modarelli, Lauria Livia, Colucci e Bianco, 3 consiglieri di Trenta, Lippo, Padula, Scarcia, 3 consiglieri di Impegno Comune, Ferrara, Porzia, Lauria, Antonio, e 6 consiglieri di opposizione, 3 consiglieri del PD, Marrese, Montesano, Labriola, 1 consigliere di Policoro Democratica, Vetere, 1 consigliere di Italia dei Valori, Carrera, ed 1 consigliere di Policoro Futura, Di Pierri. Giochi aperti dunque per questa fase storica per la città di Policoro. Resta da verificare se vi saranno apparentamenti, ovvero se le coalizioni perdenti usciranno allo scoperto e dichiareranno di sostenere l'uno o l'altro candidato, se Leone e Marrese correranno da soli o se si apparenteranno con le liste perdenti. Ad oggi una cosa è certa: l'attuale politica regionale si gioca tanto sulla sfida policorese, che siamo certi si giocherà sino all'ultima scheda elettorale. Bene, allora un quadro ovviamente molto ipotetico, perché lo ribadiamo, la commissione elettorale sta ancora valutando una serie di schede ancora da valutare, insomma. Quindi, però, orientativamente il quadro che si profila è questo. Ovviamente, ferma restando l'ipotesi dell'apparentamento, pare, notizie, voglio dire, delle ultime ore, che ci sia un avvicinamento da parte del centro-sinistra di Marrese con il candidato sindaco Gianni Di Pierri, sì, sostenuto dalle 4 liste, diciamo, del terzo polo. Ovviamente non si sa se ci sarà l'ufficialità di questo apparentamento o se ci sarà soltanto un appoggio, diciamo, ufficioso, chiamiamolo così. Certo è che c'è un'altra analisi da fare. Di Pierri portava con sé l'eredità dell'amministrazione uscente, che se ne dica, c'erano 8 persone tra assessori e consiglieri che lo hanno sostenuto, e anche lì c'è un'analisi da fare, cioè un'amministrazione bocciata. Completamente, quindi, anche perché mi pare che ce n'erano parecchi consiglieri tra assessore e consigliere uscente che non sono stati neppure eletti, quindi questo fatto aggrava ancora di più una situazione che ormai deve uscire fuori da questa nuova composizione che si avrà. Insomma, giustamente si sono fatte delle ipotesi di come potrebbe venire fuori l'amministrazione comunale di Policoro, però bisogna anche tener conto, e lo diciamo così ai cittadini, e glielo diciamo così tanto per ricordarglielo, che poi dovranno essere eletti, si dice, 5 assessori. Dovrebbero essere 4, perché ce ne sono uno ogni 4 consiglieri, però siccome c'è il sindaco che è anche un consigliere, quindi se arriva a 17 dovrebbero essere 5, ma 4-5 non è che cambia molto, però cambia molto la composizione del consiglio comunale, perché sicuramente
i primi eletti di ogni partito aspireranno a fare gli assessori, per cui poi il Consiglio Comunale si depaupera di quella esperienza che quelli che vanno a fare gli assessori potrebbero assicurare anche, soprattutto nel Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale, non ce lo dimentichiamo, non lo dimentica la gente, è quello che deve dare l'organo di indirizzo all'esecutivo, quindi alla Giunta, e non sempre i consigli comunali che abbiamo avuto sono stati in grado di assolvere a questo compito. Tu che hai un po' memoria storica, questo è un territorio particolare, un territorio a forte vocazione agricola e turistica. Durante questa campagna elettorale se ne è parlato molto, ma è stata anche una campagna elettorale accesa, a volte anche polemica. Secondo te, visto che tu ne hai vissute tante di campagne elettorali, come definisci questa e come la rapporti in base al passato? E come pensi che possa proiettarsi verso un futuro prossimo? No, ecco, io subito, come partecipazione, un tipo di campagna elettorale come è stata quella che abbiamo vissuto, credo che ce ne siano state poche a Policor, anche perché voglio ricordare, nel passato, di solito quando si facevano i comizi, la Piazza Eraclea assisteva insomma a un continuo cambio di persone, perché ogni candidato si portava dietro il suo gruppo, che poi si allontanava con il sindaco, con il candidato sindaco, e se ne andavano per i fatti loro. Mentre invece la cosa sicuramente che è molto importante per la partecipazione della gente, quest'anno si è vista Piazza Eraclea sempre piena, sia che parlasse il candidato di un grosso partito, diciamo, cioè, e sia che fosse l'ultimo candidato, che magari è quello che ha riportato meno voti anche nell'attuale campagna elettorale. Quindi questo fatto qui è importante, sotto questo profilo è molto importante, perché significa che la gente ormai va per sentire i comizi, e dovrebbe essere anche che sulla base di quello che sente poi dovrebbe comportarsi di conseguenza per la scelta dei candidati. Non sempre purtroppo succede questo, e mi auguro, abbiamo elogiato la partecipazione della gente, mi auguro che avvenga la stessa cosa anche nel ballottaggio, ma così, per una scelta che ognuno può scegliere, tanto due sono i candidati, ognuno sceglie il candidato che vuole, però che ci sia partecipazione, perché questo darebbe maggiore importanza anche ai candidati, a chi sarà eletto sindaco, per interessarsi dei problemi della gente. Diversamente, non facciamo, ecco, come avviene nelle altre città, che di solito i ballottaggi vengono un po' disertati, insomma, perché poi questo significherebbe non dare una buona Policoro, ecco, forse una delle cose, siccome qui a Policoro c'è poca immigrazione, anche se ci sono anche i nostri figli stanno fuori, eccetera, quindi anche se c'è questo tipo di immigrazione, però voglio dire che Policoro ha sempre avuto altissime percentuali per le elezioni, sia politiche sia soprattutto amministrative. Quindi, siccome è la prima volta che si vota, si fa il ballottaggio, si è andato al ballottaggio, la cosa che vi diciamo noi: votate per chi volete, ma andate a votare. Certo, perché è importante essere consapevoli dell'importanza del voto, e anche corresponsabili, perché è importante la partecipazione, ma è anche importante lo spirito di responsabilità di una cosa importante come appunto il voto. Parlavamo prima appunto di agricoltura e turismo, quindi tanti temi che sono stati affrontati nel corso della campagna elettorale. Secondo te c'è stato qualche punto che forse è stato completamente sottovalutato? Ma diciamo che forse la campagna elettorale è stato più un fatto di enunciazione, poi si è stati presi più dai problemi spiccioli, dal rispondere l'uno con l'altro. Probabilmente i candidati sindaci si aspettano che la gente poi approfondisca, insomma, i programmi, così
Però teniamo presente che di solito i programmi si scrivono lì, ma restano carta straccia. Io ai miei tempi, quando mi interessavo un po' di politica, ho fatto anch'io dei programmi per Policoro, però li condensavamo in pochissime pagine e soprattutto erano, io voglio ricordare, insomma, come Democrazia Cristiana, insomma, un'intuizione che ho avuto nell'85 è quella di candidare Policoro come città comprensoria. Praticamente si dava l'addio già allora alla terza provincia della Basilicata, perché sicuramente non si farà mai, poi adesso le province dovrebbero essere cancellate. Però ecco, la città comprensoria, quindi per dire che già nel passato abbiamo avuto, ci sono state delle grandi intuizioni per Policoro. Tu dici agricoltura e turismo, noi abbiamo delle direttrici di sviluppo che sono già ben definite. Però ecco, io quindi te lo dico già fin da adesso, sarei ben lieto che, come sarà eletto il sindaco, chiunque esso sia, che venga chiamato qui, insomma, con una serie di domande, proprio metterle di fronte al fatto compiuto. Non è possibile, non è possibile che Policoro debba assistere al degrado che abbiamo con la Piazza Mare, al degrado dello zuccherificio, al degrado di questa cementificazione che ormai non se ne può più, perché Policoro non sta aumentando come abitante, non c'è un movimento demografico molto vivo, quindi è inutile che stiamo facendo tutto. E allora è che abbiamo dei mezzi per poter monitorare tutto attraverso anche per esempio il regolamento urbanistico, e allora faccio queste cose. Noi dobbiamo ingalzare, voi dovete ingalzare i sindaci, gli amministratori, perché questi problemi siano riproposti di continuo attraverso questi mezzi, in modo tale che poi la gente ne prende parte attiva e costringiamo un po' tutti a fare le cose più importanti e più immediate che ci devono essere, perché qui la Piazza Mare ormai sono quasi 20 anni che si aspetta, insomma. La stessa cosa, diciamo, il regolamento urbanistico, sono 4-5 anni che è stato promesso. Poi c'è il piano d'ambito, pure l'altro piano d'ambito che ha dato vita a Marinagri, è partito nel 93-94. Con lo stesso periodo è partito anche il piano d'ambito Policoro, però il piano d'ambito Policoro è rimasto sempre lì nel cassetto, e allora poi alla fine sentiamo dire magari da qualche candidato sindaco durante la campagna elettorale che la D7, dice, è una zona di attività alberghiere, quindi di struttura alberghiere. No, la D7 è un villaggio turistico vero e proprio. Invece le strutture alberghiere dovevano sorgere andando verso mare, in destra verso di fronte, diciamo, all'Eraclea Hotel, dove loro hotel e compagnia bella, dove adesso sono tutta quella serie di villaggi turistici sulla destra andando al Lido, e lì era una struttura alberghiera. Non si è fatto il piano d'ambito, quindi non si è consolidata quella visione e quelle strutture che si dovevano fare. Si sono date, attraverso deroga al piano regolatore, si sono date licenze per poter costruire questi villaggi, e quindi Policoro diventa una marea di case che oggi anche chi ha costruito nel passato la casa con tanti sacrifici oggi vede il patrimonio edilizio, lo vede che gli sfugge di mano. Insomma, la stessa cosa succederà per tutte le costruzioni che si sono già avute. Certo. Ultima battuta, ti volevo fare una domanda circa gli altri candidati a sindaco. Abbiamo parlato ovviamente di Marrese Leone, dell'ipotesi di in caso di vittoria di governabilità, abbiamo sfiorato Gianni Di Pierre, insomma, la sua coalizione composta anche da amministratori uscenti. Una nota sulla campagna elettorale di Vinci, una su quella di Frammartino e una su quella della Rivista Stella. Ma qui diventa un po' problematico. Io, insomma, l'avvocato Vinci
così con molta, perché indubbiamente, come ha detto lui proprio alla Gazzetta, io lo intervistai così per una battuta, dice: io ho dato verba alla campagna elettorale. Sì, in effetti ha ragione. Però ecco, io mi ricordo sempre le campagne elettorali degli anni passati, quando si prendeva di mira una persona o delle persone, anziché di parlare dei problemi, si parlava di queste persone. Insomma, lui ha parlato, indubbiamente ha parlato dei problemi, perché ha avuto modo di approfondirli negli ultimi tempi, facendo anche l'assessore, quindi... E quindi l'ha fatto, però insomma ecco, le campagne elettorali ormai credo in quel senso lì fatte per parlare contro gli altri, attaccare gli altri candidati o gli altri consiglieri comunali, credo che non si dovrebbero eliminare del tutto, è chiaro, qualche battuta, però indubbiamente forse quella ha reso molto più appetibile da parte della gente andare lì la sera, sedersi davanti alla scalinata della chiesa e ascoltare gli oratori che parlavano. Per quanto riguarda Gianni Di Pierre mi pare che sia rimasto insomma in un ambito molto tranquillo, anche se è stato attaccato, mi pare sia stato attaccato molto. Fra Martino all'inizio forse è stato un po' più, poi anche lui ha preso una strada molto abbastanza tranquilla, insomma, di Giuseppe Di Matteo, insomma, così. Lui stesso ha detto: io mi presento qui, io voglio fare la buona amministrazione, ma credo che non abbiano avuto, alcuni candidati sindaci non hanno avuto neppure il tempo di capire a che cosa andavano incontro candidandosi su pressione di qualcuno che aveva interesse a fare delle liste. Va bene, ringraziamo Nicola Buccolo per la sua preziosa collaborazione, la sua preziosa presenza, perché per noi è importante conoscere il suo punto di vista. Sicuramente avremo modo di chiacchierare dopo il ballottaggio per vedere cosa accadrà, perché tutto quello che abbiamo raccontato ad oggi è ovviamente un'ipotesi molto vicina alla realtà, ma è molto verosimile, ma ancora un'ipotesi. Quindi ringraziamo i nostri web ascoltatori e l'appuntamento è al più presto con una nuova puntata di Polis e nuovi ospiti che argomenteranno insieme a noi appunto questa grande maratona elettorale che sta vivendo Policoro. Arrivederci.